Dove si va? Eccoci qua, oggi ragazzi vi portiamo a scoprire una bellissima villa tenuta all'interno della Valpolicella, dove si produce un ottimo amarone. Seguiteci! Villa Mosconi, della famiglia Bertani, è una tenuta realizzata nel 1700 per ospitare, oltre che la residenza, anche le cantine per la produzione enologica. La facciata principale, di fronte alla quale troviamo un giardino all'italiana, fu progettata da un architetto veronese, sullo stile delle ville palladiane. Il timpano è adornato da statue degli dei dell'Olimpo, essendo la contessa Mosconi particolarmente appassionata della mitologia greco-romana. L'unica stanza interna visitabile della villa è il salone principale, da cui accedevano gli illustri ospiti in visita. Anche questa ala della villa è ricca di riferimenti alla classicità ed introduce il visitatore al bucolico giardino all'inglese. All'interno della villa è possibile visitare le cantine, dove ancora oggi si produce un ottimo vino della Valpolicella, soprattutto amarone. Il vero fiore e l'occhiello di tutto il complesso è il giardino. La parte visitabile più estesa. Come gusto del tempo, la contessa Mosconi decise di importare dall'estero molte specie arboree che ancora oggi sopravvivono in questo piccolo paradiso senza tempo. Le parti più suggestive sono la casetta del caffè e il laghetto artificiale realizzato come miniatura del lago di Garda. Attorno alla villa ci sono dei magnifici sentieri in cui poter passeggiare circondati dai vigneti della Valpolicella.